e strapromuove la Smart City a servizio dei cittadini e delle imprese. Si tratta di un workshop che si è svolto ad Arezzo nell'ambito dell'Assemblea annuale dell'ANCI, volto ad approfondire il ruolo e il livello di sviluppo delle Smart City nei comuni italiani, ma anche le modalità di collaborazione pubblico-privato nella realizzazione delle città intelligenti e il loro impatto in termini di servizi per i cittadini e le imprese nell'ottica di una gestione delle risorse sostenibili ed efficienti. È nelle utility che ci sono le leve per realizzare una visione moderna di Smart City che vada oltre il marketing, che realizzi una compiuta digitalizzazione con tecnologia IoT, con Internet of Things, con la sensoristica, tutti quegli elementi tecnologici che ci consentiranno di vivere una città ancora più connessa, più intelligente, che inizi dal migliorare i servizi fondamentali per i cittadini. Questa è la Smart City, cioè mettere a sistema un circuito complesso, articolato, che si relaziona dei servizi pubblici. E io vedo le amministrazioni, siamo in ANCI, vedo le amministrazioni protagoniste, come dire, nello svolgere un ruolo di regia, ma le utility capaci di attuare, addirittura superando il concetto di Smart City, arrivando allo Smart Land, perché le utility, come si sa, operano in un territorio ben più vasto, e su multidiscipline. Quindi nelle utility c'è, la chiave di volta per realizzare concretamente la Smart City. E la nostra società, il contributo maggiore è quella che ha esperienza nell'essere operatore di servizi digitali, quindi trasportare il nostro know-how, il nostro sapere all'attenzione dei comuni e quindi dare un indirizzo sulle tecnologie e sul network che è importante, quindi la rete che supporta le tecnologie anche alla pubblica amministrazione. Salvare l'aereo.